Stamattina la consegna della piazza al raggruppamento temporaneo di imprese di Pozzuoli. Mercoledì, secondo il cronoprogramma, l'avvio ufficiale dei lavori con apertura del cantiere e chiusura di parte dell'area. Edicola e tabacchi presenti sulla piazza sono già stati spostati su Piazza Garibaldi. Avellino si prepara a vivere un anno di passione tra disagi e problemi alla circolazione, inevitabili quando i lavori interessano il centro cittadino, ancora più inevitabili quando alla lista dei cantieri si aggiungerà quello di Corso Europa. Per quanto riguarda Piazza Libertà, il comune ha assicurato che entro 320 giorni tutto sarà concluso. Gli avellinesi non ci credono, ma sperano che almeno questa volta i tempi di realizzazione dell'opera saranno rispettati, non come è accaduto con il tunnel, tuttora fermo al palo. Questo sarà un altro cantiere abbandonato. A parte i porti, però alla fine non si sa quando finisce. È così. Ma sono lavori che servono. Serve, se hanno fatto vorranno pure sapere, però deve essere finito, non ha cominciato solamente. Il comune dice entro 325 giorni questi lavori saranno ultimati. Sì. Lei ci crede, è fiducioso? E ci devo credere per forza, se ci amministrano, quindi devono essere coscienti, quando dicono qualcosa ci diamo la fiducia, va. Lei? Sì, bisogna darci stavolta, perché veramente, ma quello non è che i lavori ne hanno cominciato parecchi. Vedete che è stato stato, ma da Avellino qua. È veramente che è una cosa, sto tunnel poi, è una cosa pazzesca, non lo so. Sono lavori che andavano fatti questi a Piazza Libertà. E bisogna questo poi, che capodanno, che lavoro vogliono fare qua, che intendono di ristrutturare qua a Piazza Libertà più o meno. Non... Una piazza nuova con la riqualificazione delle fontane, una nuova pavimentazione, diventerà quasi interamente pedonale. Ma speriamo che facciamo una cosa buona, perché questo è il simbolo qua di Avellino, questa piazza qua con le fontane, sperando che veramente stavolta qualcosa di positivo, perché veramente Avellino forse ne ha bisogno di qualcosa di positivo, perché fino adesso non si è fatto quasi niente. La città però rischia di bloccarsi per il traffico, visto che presto partiranno anche i lavori su Corso Europa. Sì, sicuramente. Quello che sta Avellino, quattro strade, tu. Chiuso il centro qua sarà un casino. Dispiace per i commercianti più che altro, perché veramente uno che deve vendere qua veramente che è un po' doloroso. Renato D'Argenio, storico commerciante della città di Avellino, lei per molto tempo si è battuto contro il tunnel, adesso, nonostante il tunnel non sia finito, si apre un altro cantiere nel centro di Avellino, quello per Piazza Libertà. Il comune dice entro 320 giorni sarà ultimato. Lei ci crede? Non ci credo. Comunque siamo sempre in prima fila, perché adesso inizierà una nuova battaglia, perché non è che noi tanto condividiamo, diciamo, la scelta del comune di Avellino, perché una cosa è rifare la piazza, è una cosa sconvolgere la cinematica cittadina, perché noi siamo stufi, noi siamo esattamente, vi ricordo, dal 2003 che noi in questa strada, e adesso siamo al 2015 che subiamo danni notevoli a livello commerciale, oramai siamo quasi, diciamo, che non reggiamo più tutti quanti.